La mente umana, la coscienza, ancora oggi rappresentano un insondabile mistero. In un video precedente abbiamo parlato di come la coscienza sembri sopravvivere alla morte. Abbiamo citato testimonianze, studi ed esperimenti. Ma nonostante questo, alcuni liquidano la questione affermando che nel migliore fra i casi si tratterebbe di pseudoscienza e nel peggiore di deliri di pazzoidi in cerca di visibilità o di un modo per lucrare sulle spalle del prossimo. Oggi affronteremo nuovamente il tema, ma questa volta lo faremo da un punto di vista diverso, e siamo certi, visto la mole di documentazione che vi sottoporremo, che non vi lascerà indifferenti. A differenza di chi pensa che il tema della coscienza e i suoi insondabili misteri siano materia da pseudoscienziati, i governi più influenti del mondo hanno finanziato per lunghi anni molteplici ricerche che hanno prodotto migliaia di esperimenti. Il più famoso fra questi esperimenti è indubbiamente il progetto Stargate. Alcuni di voi molto probabilmente lo conosceranno, avranno letto qualche articolo o visto qualche video su internet e avranno appreso di conseguenza che si trattò di esperimenti effettuati in un preciso momento storico in cui le tensioni internazionali, la paura del nemico e la corsa verso la supremazia militare e geopolitica permisero di allargare le maglie della ricerca scientifica, e questo diede la possibilità a diversi scienziati di proporre esperimenti ritenuti bizzarri dalla scienza ufficiale, che si prefiggevano lo scopo di indagare gli aspetti più misteriosi e controversi della mente umana. Se pensate questo, molto probabilmente avete appreso l'esistenza di questa serie di rivoluzionari e straordinari esperimenti da fonti terze, che non hanno approfondito l'argomento. Ma se date fiducia al nostro lavoro e seguite insieme a noi il racconto di questa incredibile storia, siamo sicuri che la vostra percezione di cosa sia in realtà la mente umana e di cosa questi esperimenti abbiano significato cambierà del tutto. Bene, prima di procedere con il racconto, come facciamo sempre, e se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e sostenere il nostro lavoro. Il progetto Stargate fu un'operazione top secret portata avanti dall'intelligence americana. In realtà non si trattò di un unico progetto, ma di una serie di progetti che nel corso degli anni cambiarono nome e che sono conosciuti con il nome di Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Dragoon Absorb, Sunstreak e infine Stargate. Questi programmi di ricerca iniziarono nel 1972 e si conclusero nel 1995 con il progetto Stargate. L'obiettivo principale fu quello di indagare sulla parapsicologia, ossia le abilità psichiche e i fenomeni paranormali correlati. Fenomeni come la psicocinesi, ovvero la capacità di influenzare il mondo fisico con il solo potere della mente, o la visione a distanza, cioè la capacità di osservare e acquisire informazioni su luoghi o eventi inaccessibili, collocati in qualunque luogo della Terra. Come vedremo in seguito, si andrà ben oltre le aspettative, e non solo. I risultati degli esperimenti saranno sconvolgenti e rivoluzioneranno tutto quello che pensiamo di conoscere sulla nostra coscienza e sulla sua origine. Ma adesso facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere come ha avuto inizio questa incredibile storia. Siamo nei primissimi anni 70. Il mondo è diviso in due blocchi: il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ad ogni avvenimento o scontro fra le due potenze, il mondo intero trema. La paura è che da un momento all'altro possa scoppiare un apocalittico conflitto nucleare globale. Gli anni 70 sono appena successivi alla rivoluzione culturale, che aveva portato alla ribalta temi e istanze che sino a quel momento non erano mai stati presi in considerazione. Le battaglie per i diritti civili e per le libertà individuali infiammano le piazze di tutto il mondo, ma non solo. Fra questi si insinua il pensiero New Age, che è un insieme eterogeneo di credenze, pratiche spirituali e filosofiche, che combina elementi di spiritualità orientale, esoterismo occidentale, ecologia, psicologia umanistica e misticismo. In un momento storico in cui la paranoia sulle azioni del nemico è ai massimi livelli, i rapporti dell'intelligence statunitense riportano che i sovietici stanno conducendo rigorosi studi finanziati dal governo sui fenomeni psichici, almeno sin dal 1920. I rapporti della CIA confermano inoltre che i sovietici stanno realizzando rapidi successi in questo campo, e questo è avvalorato dal notevole aumento di finanziamenti che sono più che quadruplicati negli ultimi anni. Questo è quindi il contesto storico che spinse gli Stati Uniti a considerare seriamente la parapsicologia come una potenziale risorsa per la raccolta di informazioni e per le operazioni militari. A questo punto è importante sottolineare che tutto quello che seguirà
è il risultato dello studio di una parte della documentazione che è stata prodotta dall'intelligence degli Stati Uniti e che è stata desecretata solo negli ultimi anni. Chi vuole approfondire, troverà i riferimenti nella descrizione del video. All'origine del progetto Stargate vi sono due rinomati scienziati, Harold Puthoff e Russell Targ. Harold Puthoff, laureato all'Università di Stanford con un dottorato in ingegneria elettrica, era rinomato per i suoi avanzamenti nel campo dell'elettronica quantistica e dell'energia del punto zero. Russell Targ fu invece un pioniere delle prime ricerche sui laser negli anni 60. Entrambi gli scienziati condividevano l'interesse per argomenti legati all'occulto e alla parapsicologia. Lo Stanford Research Institute era da tempo coinvolto in progetti finanziati dal governo, spesso top secret, ma mai in ambito parapsicologico, almeno fino a quando alcuni eventi inaspettati portarono gli esperimenti del gruppo di ricerca all'attenzione della CIA. Come racconta Puthoff, tutto ebbe inizio nel 1972. All'inizio del 1972 venni coinvolto nella ricerca sul laser presso lo Stanford Research Institute. In quel periodo circolava anche una proposta per ottenere un piccolo finanziamento per alcune ricerche nel campo della biologia quantistica. In quella proposta avevo sollevato la questione se la teoria fisica come la conoscevamo fosse in grado di descrivere i processi vitali e avevo suggerito alcune misurazioni che coinvolgevano piante e organismi inferiori. Questa proposta circolò ampiamente e una copia fu inviata a Clive Baxter di New York City, che era coinvolto nella misurazione dell'attività elettrica delle piante, con apparecchiature poligrafiche standard. L'artista newyorkese Ingo Swann vide per caso la mia proposta durante una visita al laboratorio di Baxter e mi scrisse suggerendomi che se fossi interessato ad indagare il confine fra la fisica dell'animato e dell'inanimato, avrei dovuto prendere in considerazione esperimenti di tipo parapsicologico. Swann continuò poi descrivendo alcuni esperimenti apparentemente riusciti di psicocinesi a cui aveva partecipato nel laboratorio della professoressa Gertrude Schmeidler al City College di New York. Come risultato di questa corrispondenza, lo invitai a visitare il mio laboratorio per una settimana nel giugno 1972 per dimostrare tali effetti. Francamente, più per curiosità scientifica personale che per altro. È proprio a questo punto della storia che l'entrata di Ingo Swann cambia tutto. Swann è un artista newyorkese, ma anche un sensitivo. Un personaggio che possiamo definire sui generis, ma che, come vedremo, sarà fondamentale per l'avanzamento del progetto che porterà al coinvolgimento della CIA. Per provare le reali capacità paranormali di Swann, Puthoff si assicurò di aver accesso al magnetometro che si trovava nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Stanford. Il magnetometro è un dispositivo che misura la forza di un campo magnetico. Swann avrebbe avuto il compito di manipolare il campo magnetico attorno ad esso. In pratica, questo si può considerare uno strumento ideale per testare le capacità di chi afferma di essere in grado di produrre effetti fisici solo con la forza della mente. E fu proprio questo strumento ad essere utilizzato quando Swann andò a trovare Puthoff a Stanford. Queste sono le parole di Puthoff che descrivono cosa accadde. Quando Swann poneva la sua attenzione sulla parte interna del magnetometro, il segnale di uscita appariva visibilmente disturbato, indicando un cambiamento nel campo magnetico interno. Furono osservate molte altre correlazioni fra i suoi sforzi mentali e le variazioni del segnale. Queste variazioni non furono mai viste prima o dopo la visita. Il fatto che Swann fosse in grado di modificare il campo magnetico stupì tutti coloro che assistettero all'esperimento. Ma ciò che lasciò tutti realmente senza parole fu quando Swann, attraverso quella che in un secondo momento verrà chiamata visione remota, riuscì a disegnare su un foglio di carta tutti gli apparati interni che costituivano la macchina. Quest'ultima impresa mi impressionò forse anche più della precedente. Questo esperimento, che aveva lasciato senza parole tutti quelli che vi avevano assistito, verrà pubblicato solo 3 anni dopo la sua realizzazione. Ma il dottor Puthoff fece comunque circolare una bozza fra i suoi colleghi e qualcuno, non sappiamo bene chi, inviò segretamente una copia alle autorità che poco tempo dopo, impressionati dagli esiti dell'esperimento, contattarono Puthoff e incominciarono tutta una serie di test per saggiare le reali capacità di Swann. Mi dissero che la comunità dell'intelligence era sempre più preoccupata per il livello di impegno nella parapsicologia sovietica finanziato dai servizi di sicurezza sovietici. Secondo gli standard scientifici occidentali, il campo era considerato un'assurdità dalla maggior parte degli scienziati attivi.
Di conseguenza, erano alla ricerca di un laboratorio di ricerca al di fuori del mondo accademico, in grado di gestire una tranquilla indagine riservata di basso profilo, e il nostro laboratorio sembrava corrispondere perfettamente a questa necessità. Ciò che apprendiamo dalle parole di Puthoff è che la CIA era fortemente interessata all'argomento, ma prima di finanziare il progetto voleva avere degli elementi concreti, e per questo inviò diversi agenti nel centro di ricerca di Stanford. Gradualmente si passò dalla visione remota di simboli o oggetti racchiusi in buste o scatole, sino ad arrivare alla visione remota di luoghi collocati nella vicina baia di San Francisco. Questo è ciò che vi è scritto nel rapporto finale del secondo anno del programma. In condizioni di laboratorio controllate, sono state generate descrizioni di target di qualità sufficientemente elevata da consentire la corrispondenza cieca delle descrizioni con i target da parte di giudici indipendenti. Lo scopo degli esperimenti era definire in modo univoco la possibilità di addestrare agenti nell'effettuare visioni remote attraverso la mente, creare quindi un metodo che avrebbe permesso di formare una squadra di agenti in grado di operare con le sole potenzialità della mente umana. Ad accrescere la forza di questi risultati, vi fu la scoperta che un numero crescente di individui potevano dimostrare una visione remota di alta qualità, spesso con loro stessa sorpresa. I nuovi agenti venivano selezionati attraverso un processo rigoroso. Inizialmente si sceglievano militari con stabilità emotiva e potenziale psichico. Venivano sottoposti a test preliminari per valutare le loro capacità extrasensoriali. E i candidati promettenti ricevevano una formazione teorica sui principi della visione remota. Gli agenti praticavano progressivamente esercizi di visione remota, dai dettagli semplici a quelli complessi. Partecipavano a missioni simulate e, una volta pronti, a operazioni di intelligence reale. A questo punto, è lecito domandarsi come funzionasse la visione remota. Come potevano gli agenti ottenere informazioni di cose che non potevano né vedere né conoscere? Se come arrivare a visualizzare luoghi e oggetti aveva prodotto veri e propri protocolli di addestramento, il perché si fosse capaci di raggiungere questi risultati è però più complesso da spiegare. Per comprendere come questo potesse avvenire, dobbiamo introdurre un nuovo elemento, la matrice. La matrice è un concetto chiave che rappresenta il serbatoio universale di informazioni, o il campo da cui i praticanti di visione remota attingono le loro percezioni. Questo termine è stato utilizzato per descrivere una sorta di banca dati psichica universale che contiene tutte le informazioni su qualsiasi evento, luogo, oggetto o persona, indipendentemente dal tempo o dallo spazio. In poche parole, gli agenti non facevano altro che connettersi a questa fonte di informazioni universale e, una volta connessi, tutto sarebbe divenuto conosciuto. Non appena avremmo raccontato che cosa erano in grado di fare questi agenti, torneremo su questo argomento, in modo che sia più chiaro il perché tutto questo apre a scenari inediti e rivoluzionari. Quello che però realmente interessava l'intelligence americana era qualcosa di molto più materiale e meno esistenziale. L'obiettivo principale del programma era quello di carpire informazioni in luoghi in cui vi era vietato l'accesso, in sostanza, spiare le mosse del nemico. Swan, per portare la tecnica della visione a distanza al massimo delle sue potenzialità, propose una serie di esperimenti, il cui obiettivo da visionare dagli agenti veniva designato tramite delle semplici coordinate geografiche. Questa tecnica prese il nome di scansione per coordinate. In sostanza, all'agente designato venivano comunicate le coordinate di un luogo che non conosceva, e partendo solo da queste, doveva visualizzare e descrivere il luogo. L'idea che potesse essere possibile che un agente in visione remota potesse visionare un luogo avendo come informazioni solo le coordinate, inizialmente sembrò impossibile, ma gli esperimenti che seguirono furono impressionanti. Nel luglio del 1974, l'agente Pat Price, uno fra gli agenti più dotati fra quelli che erano stati selezionati, venne scelto per il primo incarico operativo di visione remota della CIA. Avrebbe dovuto confermare i dettagli di un laboratorio nucleare sovietico, del quale si possedevano solo delle fotografie scattate da un satellite spia statunitense. Queste sono le parole del responsabile del progetto, il dottor Kenneth Kress. L'obiettivo era il centro di ricerca e sviluppo non identificato di Semipalatinsk. La raccolta sperimentale avrebbe utilizzato il nostro miglior soggetto. Per esperienza era ovvio che Price produceva dati errati così come buoni. Ho rivisto le foto del sito e ho scelto due caratteristiche che, se Price le avesse descritte, avrebbero dimostrato che il canale funzionava almeno parzialmente.
Queste caratteristiche erano una gru molto alta e le quattro strutture che assomigliavano alle torri di pozzi petroliferi. Inizialmente, a Price furono fornite solo le coordinate geografiche e una mappa dell'Atlante mondiale con la posizione approssimativa del sito, e gli venne detto che si trattava di un luogo di test sovietico. Price riuscì a produrre un disegno che raffigurava una gru che definì maledettamente grande perché aveva visto passare una persona vicino alle sue ruote. Riuscì a produrre descrizioni sorprendenti degli edifici in costruzione e le sezioni sferiche del serbatoio, ma non fece cenno alle quattro strutture che somigliavano a pozzi petroliferi. Mi trovo sdraiato sulla schiena sul tetto di un edificio di mattoni a due o tre piani. È una giornata soleggiata e il sole è una bella sensazione. La cosa più sorprendente è che c'è una gigantesca gru a portale che si muove avanti e indietro sopra la mia testa. Quando mi alzo e guardo in basso, sembra di vedere un binario su ciascun lato dell'edificio. Non ho mai visto nulla del genere. La missione di Price durò diversi giorni e riuscì a disegnare una serie di elementi che vennero confermati dalle foto scattate dal satellite spia. Price riuscì a descrivere molte strutture che vennero confermate dalle foto satellitari, ma commise anche parecchi errori. Gli errori sembravano essere una costante delle visioni remote. Se da una parte infatti gli agenti erano capaci di descrivere cose che era impossibile conoscere, dall'altra vi erano anche molte descrizioni errate. Sono proprio gli errori ad essere uno degli elementi principali di chi sostiene che il progetto Stargate fu in realtà un fallimento. Chi afferma questo sottovaluta però volutamente moltissimi dati oggettivi. E per spiegare bene la questione, adesso parleremo proprio di questo, e lo faremo portando ad esempio l'esperimento realizzato nell'estate del 1973 dalla CIA, e che vide come protagonista due agenti, fra cui Pat Price. L'esperimento iniziò con la trasmissione agli scienziati di Stanford delle coordinate geografiche di una proprietà per le vacanze, che a loro volta le passarono ai due agenti. Non erano permesse mappe, e agli agenti fu chiesto di dare una risposta immediata su ciò che avrebbero visto a distanza, visionando il sito solo attraverso le coordinate. Entrambi gli agenti affermarono di aver visto una struttura militare, quindi la descrizione del sito risultava essere ben diversa da ciò che in realtà avrebbero dovuto visualizzare, ma il fatto che entrambi gli agenti riferirono dettagli molto simili spinse gli uomini della CIA a recarsi sul luogo per verificare. E scoprirono effettivamente che a poca distanza dall'obiettivo target era presente una installazione governativa. Questa scoperta spinse gli uomini della CIA a chiedere a Price di fornire informazioni riguardanti il funzionamento interno di questo particolare sito. Price, nonostante non avesse un'esperienza militare, riuscì a fornire un elenco di tutti i progetti associati alle attività che venivano svolte all'interno della struttura. Riuscì persino a produrre i titoli di diversi progetti classificati contenuti in uno schedario sotterraneo chiuso a chiave, insieme ad altri dettagli, come l'esatto nome in codice della struttura governativa segreta, che in teoria non avrebbe mai dovuto sapere che esistesse. I dati rilevati da Price furono così sconvolgenti che portarono ad una seria indagine di sicurezza per scoprire come queste informazioni fossero trapelate, ma il risultato fu inconcludente. Non c'era alcun modo concepibile per cui Price e gli scienziati del progetto avessero potuto ottenere uno qualsiasi di questi dettagli. In questo esperimento Price era riuscito a riprodurre il nome di progetti classificati e aveva descritto in modo accurato documenti che si trovavano protetti nei sotterranei della struttura, ma allo stesso tempo aveva fornito moltissime descrizioni errate. Come era possibile tutto questo? Come aveva potuto individuare con estrema precisione un nome scritto su un documento secretato e tenuto sotto chiave, e poi aver commesso moltissimi altri errori di descrizione? La conclusione a cui giunsero gli scienziati di Stanford fu questa. Dobbiamo immaginare il processo della visione a distanza, come quando proviamo a sintonizzarci su di una stazione radio o su un canale televisivo. Il segnale può essere disturbato da un rumore di fondo, che confonde le immagini o i suoni, e purtroppo questo fa sì che non sia possibile distinguere le informazioni buone da quelle cattive. Se questo esperimento aveva mostrato alcuni limiti della visione a distanza, la CIA e in seguito il Comando di Sicurezza dell'Esercito americano riconobbero il potenziale, e questo portò alla creazione di un vero e proprio esercito di soldati psichici, che diede inizio alle operazioni di visione remota sotto la guida dell'intelligence statunitense. Fra quelli che possiamo definire soldati psichici, oltre a quelli citati, il più dotato, o almeno di cui abbiamo traccia nei documenti, è Joseph McMoneagle, noto come Remote Viewer 001. Joseph McMoneagle ottenne questo soprannome perché fu il primo telespettatore a lavorare direttamente per il Pentagono,
e secondo due documenti declassificati della CIA, lavorò per il progetto dal 1979 sino al 1984. Durante i suoi 5 anni di visione remota a Fort Meade, Joe McMoneagle afferma di aver partecipato a circa 450 missioni. Fra queste, ha localizzato ostaggi in Iran, ha contribuito al rilascio di ostaggi in Italia, ha svolto attività di spionaggio su un laboratorio nucleare cinese, ha osservato il dittatore libico Muammar Gheddafi e ha individuato un bombardiere sovietico abbattuto che trasportava materiali nucleari. Ha inoltre osservato la costruzione, precedentemente sconosciuta, del più grande sottomarino del mondo, poi chiamato Typhoon, e ha previsto accuratamente che i sovietici lo avrebbero trasportato dal magazzino all'oceano aperto 4 mesi dopo, a metà gennaio del 1980. Che McMoneagle abbia fornito un importante contributo alle missioni a cui è stato chiamato a collaborare è facilmente deducibile dal fatto che l'esercito degli Stati Uniti, dopo il suo ritiro dal progetto Stargate, gli conferì una delle più alte onorificenze, la Legione al Merito. Ma McMoneagle era però diverso dagli altri agenti. Mostrava di possedere una dote in più, una dote che possiamo chiamare precognizione. Aveva cioè la capacità di prevedere eventi che si sarebbero avverati nel prossimo futuro. Proprio per testare queste sue capacità, nel 1978, Hal Puthoff gli diede un incarico particolare che esulava dalle classiche missioni dell'intelligence. Quell'anno si prevedeva che lo Skylab, la prima stazione spaziale statunitense, lanciata dalla NASA nel 1973, a causa di alcuni problemi tecnici, avrebbe perso la sua orbita stazionaria e sarebbe precipitata sulla Terra. Ma di questo evento non si conosceva né il momento esatto in cui questo sarebbe avvenuto, né dove sarebbe precipitata. Puthoff, per mettere alla prova le capacità di McMoneagle, gli chiese di prevedere in modo esatto quando sarebbe precipitata la stazione spaziale sulla Terra e dove sarebbe avvenuto l'impatto. Dopo aver lavorato sul problema alla mia scrivania per un paio di giorni, decisi che la questione era più complessa di quanto sembrasse. Non era una risposta semplice come qui e quando, ma alla fine produssi una mappa che diedi a Scotty e inviai anche a Hal Puthoff. Avevo scelto un posto in Australia, a circa 2/3 della strada verso ovest dalla costa più orientale e a circa 1/3 della strada dalla costa meridionale. Disegnai un'area a forma di pera, con l'estremità più stretta verso ovest e l'estremità più larga verso est, ed oscurai l'estremità più stretta e dissi che quello era il punto in cui i pezzi principali della stazione avrebbero avuto impatto, mentre l'estremità più grande rappresentava il campo di detriti che si sarebbe sparso su un'area di circa 1500 miglia di lunghezza e circa 60 miglia di larghezza. Era alla fine del 1978. Avevo previsto che il rientro sarebbe avvenuto intorno al 5 luglio del 1979. Lo Skylab rientrò dall'orbita terrestre l'11 luglio del 1979. Mi persi l'area dell'impatto principale di circa 60 chilometri. Poiché l'area che avevo selezionato era un po' più a nord. Inoltre sbagliai la data di rientro di 6 giorni. I risultati di questo esperimento furono sconvolgenti, ma questo non fu l'unico esperimento, che esulava da compiti prettamente militari, ad essere affidato agli agenti che lavoravano per il progetto Stargate. Come dicevamo precedentemente, la CIA sottopose i suoi agenti a test per comprendere le capacità di visione a distanza. E durante uno di questi test, nel 1973, fu dato all'agente Ingo Swann un compito molto particolare: visualizzare e descrivere il pianeta Giove, un pianeta che all'epoca non era stato ancora visitato da sonde spaziali in grado di fornire immagini dettagliate. Durante la sessione di visione a distanza, Swann si concentrò su Giove e iniziò a descrivere le sue percezioni. Fra le sue osservazioni, menzionò la presenza di anelli intorno al pianeta, un dettaglio che all'epoca non era conosciuto dalla comunità scientifica. Nel 1979, 6 anni dopo l'esperimento, la sonda Pioneer della NASA confermò ciò che aveva detto Swann, trasmettendo alcune immagini di Giove che dimostravano l'esistenza di un tenue sistema di anelli intorno al pianeta. Anche questa volta, i risultati del test lasciarono tutti a bocca aperta. Ma non si fermarono qui. Nel 1984, all'agente McMoneagle vennero fornite le coordinate geografiche del pianeta Marte e gli venne chiesto di descrivere che cosa vedesse.
Chiaramente, come avveniva per qualunque esperimento di visione a distanza, McMonigle non sapeva che luogo indicassero le coordinate e incominciò a descrivere una civiltà antica, incluse grandi strutture simili a piramidi, tunnel sotterranei e un'alta attività energetica che in un antico passato era stata in possesso di una antichissima civiltà che avrebbe subito una terribile catastrofe e che avrebbe costretto alcuni suoi membri a cercare rifugio in altre parti del sistema solare. Un esperimento simile venne fatto anche con gli agenti Ingo Swann e Pat Price. Ad entrambi venne chiesto di visualizzare la Luna e descriverla. Entrambi, sorprendentemente, descrissero la presenza di strutture artificiali e attività misteriose sulla superficie lunare, incluse basi sotterranee e operazioni che sembravano non appartenere a nessuna nazione conosciuta sulla Terra. Quelli che vi abbiamo citato sono solo due esempi che evidenziano che anche se il progetto Stargate venne finanziato per scopi prettamente militari, i risultati a cui giunse hanno avuto un impatto anche su altre materie e hanno aperto a inaspettate domande. La più importante di esse è sicuramente che cosa fosse la matrice a cui gli agenti affermavano di collegarsi. Un luogo, se così si può definire, dove è possibile comprendere tutto e che permetterebbe non solo di visionare siti inaccessibili posti a migliaia di chilometri, ma anche a viaggiare nel tempo, a volte consapevolmente, come abbiamo visto per lo Skylab, altre volte in maniera inconsapevole, come avvenne nel famoso esperimento delle piscine. Durante l'esperimento delle piscine, a diversi agenti vennero date le coordinate di una struttura in cui erano presenti due grandi vasche. Gli agenti descrissero e disegnarono in modo molto accurato le due vasche, ma a questo aggiunsero una descrizione molto accurata di un sistema di depurazione, che però non era presente nel sito. Inizialmente si pensò ad un errore, ma in seguito si scoprì che nel passato il sito aveva effettivamente ospitato un sistema di depurazione dell'acqua e che questo era stato smantellato molti anni prima della sessione di visione remota. Il sistema di depurazione coincideva in modo impressionante con ciò che gli agenti avevano disegnato durante l'esperimento. Come avevano fatto gli agenti a visionare qualcosa che non esisteva più? La risposta risiede nello stesso concetto di matrice. Luogo dove è possibile acquisire la conoscenza di ogni cosa di ogni tempo. Chiaramente tutto questo ha enormi implicazioni. Se infatti esiste un luogo del genere dove è possibile acquisire informazioni su tutto, passato, presente e futuro, è inevitabile chiedersi se tutto sia già scritto e compiuto. È inoltre inevitabile chiedersi non solo che cosa sia questa matrice, ma che cos'è la nostra stessa mente e quello che noi chiamiamo coscienza. Il programma Stargate non aveva però lo scopo di indagare questi aspetti. Si limitò ad essere utilizzato per fini militari e di spionaggio. Ma anche in questo caso sorge una domanda. Perché un progetto così rivoluzionario venne interrotto? I detrattori diranno perché la CIA e l'intelligence si accorsero che i risultati non erano soddisfacenti e che tutto poteva essere stato semplicemente un abbaglio motivato dal clima che si era venuto a creare in quegli anni. Ma è veramente così? Se fate una ricerca su internet, troverete questa fra le motivazioni più riportate. Ma in realtà le cose sono ben diverse. E a dirlo sono le stesse relazioni che vennero fatte dagli esperti incaricati dal governo americano, con lo scopo di valutare i risultati del progetto. Nel 1995, il governo commissionò una valutazione indipendente del progetto Stargate alla American Institutes for Research. La valutazione venne affidata a due scienziati, Jessica Utz e Ray Hyman. La dottoressa Jessica Utz concluse che il funzionamento psichico era stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio, mentre il dottor Raymond Hyman affermò che ulteriori indagini fossero necessarie per confermare tali fenomeni. La valutazione finale dichiarò che nonostante i risultati statistici significativi, ascoltate bene queste parole, non vi era alcuna prova che la visione remota fosse utile nella raccolta di intelligence operativa. Di conseguenza, la CIA chiuse il progetto Stargate. Prima di approfondire queste conclusioni, facciamo una premessa. Gli esperimenti che furono messi in atto durante quegli anni furono eseguiti sotto stretto controllo. Si lavorò molto per cercare di renderli non solo ripetibili in laboratorio, ma anche per creare un preciso protocollo da rispettare. Il problema fondamentale fu che nonostante gli esperimenti dessero risultati incredibili e difficili da contestare, così come abbiamo visto precedentemente, le descrizioni date dagli agenti erano condizionate da molti errori e in più non erano perfettamente replicabili. Come sappiamo, uno fra i tratti distintivi della scienza è la replicabilità. Nel caso degli esperimenti di visione remota, questo non era possibile. Per spiegare questa situazione, la dottoressa Jessica Utz fornisce una risposta nella sua relazione finale.
Pochi comportamenti umani sono perfettamente replicabili su richiesta. Ad esempio, anche i migliori battitori nei principali campionati di baseball non possono colpire su richiesta, né possiamo prevedere quando qualcuno colpirà un fuoricampo. Infatti, non possiamo nemmeno prevedere se un fuoricampo avverrà in una determinata partita. Questo non significa che i fuoricampo non esistano. Le prove scientifiche in ambito statistico si basano sulla replica della stessa prestazione o relazione media nel lungo periodo. Un buon battitore di baseball non colpirà la palla esattamente nella stessa proporzione in ogni partita, ma dovrebbe essere relativamente costante nel lungo periodo. Lo stesso dovrebbe valere per il funzionamento psichico. I livelli di prestazione possono variare in base ai singoli soggetti e alle condizioni, proprio come avviene nel baseball, ma dati soggetti con abilità simili testati in condizioni simili, i risultati dovrebbero essere replicabili a lungo termine. In qualsiasi area della scienza, le prove basate sulle statistiche derivano dal confronto fra ciò che è realmente accaduto e ciò che sarebbe dovuto accadere per caso. Quindi, se è vero che i risultati degli esperimenti che vedono impegnati i singoli agenti non sono perfettamente replicabili perché ogni esperimento darebbe risultati diversi, se analizziamo questi statisticamente, così come potremmo fare per le prestazioni di un giocatore di baseball, vedremo che hanno una coerenza statistica. E come ricorda la professoressa, le prove basate sulla statistica sono accettate dalla scienza. Ma allora, perché il progetto Stargate è stato chiuso? Per semplificare, possiamo dire che il progetto Stargate venne chiuso perché gli errori riportati nelle descrizioni degli agenti non rendevano le informazioni certe al 100%, e questo non rispondeva pienamente al fine per cui era stato creato, che era quello di spiare e avere certezza delle intenzioni e azioni del nemico. Da queste relazioni viene fuori qualcosa di sconvolgente. Le capacità dimostrate dagli agenti, che operano in visione remota, sono statisticamente certe e reali, anche se non riproducibili. Inoltre, la natura stessa di queste visioni, per la quale esiste una percentuale di errore, non le rendono ideali per operazioni di spionaggio. Chi ha assistito agli esperimenti non mette in dubbio che gli agenti fossero capaci di carpire informazioni a cui non avrebbero mai potuto accedere. Il discorso si sposta quindi sull'utilità di questo per i fini militari. Tutte e due le relazioni inoltre concludono affermando che è necessario continuare ad indagare in questo senso e approfondire ciò che sino ad ora è stato scoperto. A questo punto dobbiamo fare un'ultima precisazione. Attualmente sappiamo che il progetto è stato chiuso, ma questo è quello che sappiamo dalla documentazione desecretata che è diventata di dominio pubblico. Ma questo non esclude che il progetto sia ancora esistente sotto un altro nome. Come abbiamo visto, il progetto ha infatti cambiato varie nomenclature nel corso della sua storia, e della sua esistenza ne erano al corrente pochissime persone. Fatto ulteriormente curioso, è che alcuni fra i protagonisti del progetto hanno continuato la loro attività, come ad esempio Hal Puthoff, che ha fondato l'Istituto di Studi Avanzati in Texas, e ha continuato a collaborare come consulente per il governo degli Stati Uniti e per aziende private su questioni legate a tecnologie avanzate e sicurezza nazionale. Negli ultimi anni, Puthoff è inoltre diventato noto per il suo coinvolgimento nella ricerca sugli UFO e ha collaborato con organizzazioni come To the Stars Academy of Arts and Science, un gruppo che include altri ex funzionari governativi e scienziati, interessati a studiare i fenomeni aerei non identificati. Se, come dicevamo, il progetto Stargate ha avuto come fine principale l'utilizzo militare, è anche vero che tutto ciò che è stato scoperto in questi anni pone inevitabili domande su cosa sia la nostra mente e su cosa sia la coscienza. I protagonisti delle visioni remote che abbiamo imparato a conoscere in questo video, nel corso degli anni si sono dedicati ad altri ambiti della conoscenza umana e grazie alle loro capacità hanno indagato aspetti misteriosi e poco conosciuti. Ma di tutto questo ne parleremo in un prossimo video. Come scienziato, il mio più grande desiderio era dire al mondo che le abilità psichiche possono a volte produrre dati di precisione quasi architettonica. Se siete arrivati sino a qui, siamo certi che da oggi avrete una visione più completa di che cosa sia stato il progetto Stargate e di tutte le implicazioni che esso comporta per la conoscenza di ciò che tutti noi siamo realmente. Adesso, fateci sapere nei commenti la vostra opinione. E se vi è piaciuto il video e volete sostenere il nostro lavoro, non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima storia!